brucia l'azienda Biondi Recuperi, che stocca rifiuti di ogni genere, tra cui carta e plastica. L'incendio è divampato intorno alle 17 di ieri, sotto i nostri occhi, quando l'impianto era chiuso e non c'era nessuno all'interno. Una cosa così, di domenica alle... non so adesso quando è successo, è una cosa stranissima, tanto, tanto, tanto. Le fiamme sarebbero partite da alcune balle di carta per poi estendersi in fretta, raggiungendo gli oltre 10 metri di altezza. Una nube nera e minacciosa ha invaso il cielo di Ponte San Giovanni, spinta dal vento verso Perugia, e ha subito attirato molti residenti allarmati. 30 i vigili del fuoco accorsi sul posto, insieme a molte pattuglie dei carabinieri, ai proprietari e alcuni dipendenti. Non so che dire. È andata a fuoco? Mi pare di vederlo. La struttura conta 40 lavoratori e ha una capacità annua di 100.000 tonnellate di rifiuti. L'incendio è stato domato dopo circa 12 ore di lavoro. I vigili del fuoco all'interno dell'azienda, insieme ai carabinieri, stanno indagando sulle cause dell'incendio. Sul posto anche i funzionari dell'ARPA, per comprendere la gravità della situazione e iniziare le operazioni di monitoraggio dell'aria intorno all'azienda andata in fiamme. Per ora abbiamo verificato che essenzialmente c'è stata combustione di materiale, plastica, carta, imballaggi. Da questi materiali potenzialmente si possono sviluppare sostanze tossiche. Il Comune di Perugia ha predisposto la chiusura delle scuole nel raggio di 3 km dall'incendio, vietato il consumo di prodotti agricoli coltivati nella zona interessata e la popolazione è stata invitata a non stare all'aperto e a tenere chiuse le finestre.